Amin Younes, ne abbiamo parlato privatamente e anche in diversi contesti con te. Tu sei membro dell'entourage che con Nicola Innocentin si è occupato in maniera brillante fino a un determinato momento di portare Amin Younes al Napoli. Hai avuto un lungo periodo nel quale non hai potuto pubblicamente esternare né il tuo pensiero né tantomeno essere, come dire, rappresentante di un certo tipo di situazione. Noi prima di tutto ti ringraziamo per tornare a parlare anche di questo argomento qui con noi a Calcio Napoli 24 e poi è chiaro che in tal senso ti faccio questa domanda. Per esempio, prendo proprio spunto, no, da questa notizia del 14 marzo scorso quando Younes disse in Olanda: non ho mai firmato un contratto con il Napoli. A me non risulta che sia così. A te risulta che Younes ha firmato un contratto con il Napoli, tu che eri presente? Io sono... No, guarda, in questo caso non si tratta neanche di esprimere un parere personale, opinioni. Esatto. Non si tratta di interpretare i fatti. La squadra che detiene i diritti sportivi di Amin Younes è la Società Sportiva Calcio Napoli. L'unica persona autorizzata a parlare a nome di Amin Younes è il signor Nicola Innocentin. Questi sono dati oggettivi, dati di fatto, contratti regolarmente depositati, registrati e con specifico numero di protocollo. Non voglio annoiare i telespettatori con, ecco, ripeto, tecnicismi, però giusto per dire che in questo caso non si tratta di esprimere dei pareri o di interpretare dei fatti. Io sto riportando quelle che sono, ripeto, dati oggettivi della vicenda Younes. Dopodiché il ragazzo o chi gli sta intorno a livello, non so, di parentela piuttosto che di amicizia, può pensare e dire in momenti non lo so, di poca lucidità, può dire ciò che vuole, però quelli sono i dati di fatto, quindi il resto sono chiacchiere da bar che, Marco, credimi, trovo davvero difficile anche commentare, perché non saprei cosa ribattere a situazioni... No, ma anche perché stanno venendo fuori delle voci spiacevoli legate a Younes, che si sarebbe visto col Werder Bremen e con il Wolfsburg e con Tizio e con Sempronio. Ma alla luce di quello che dici, e nessuno di noi ha motivo di dubitare della tua grande professionalità, né tantomeno di quella di Nicola Innocentin, che davvero ha messo tutte le sue energie a servizio del suo assistito e della Società Sportiva Calcio Napoli, in uno splendido rapporto, così come ce lo siamo sempre raccontati tra di voi, Giuntoli, il presidente De Laurentiis e tutti gli uomini mercato del Napoli. Ecco, io faccio fatica anche a capire il comportamento di un ragazzo che sta in questo momento facendo anche girare delle voci sul suo conto che forse lo screditano. È davvero un qualcosa che sta incidendo forse su quella che è l'immagine di Younes, perché poi quando si spegneranno i riflettori su questa vicenda resterà quello che hai fatto, Amin Younes, verrebbe da dire. Ahimè sono d'accordo con te, non perché non mi piaccia essere d'accordo con te, semplicemente perché quello che hai detto in effetti corrisponde alla realtà. Ribadisco, le voci che sono girate, che mi sono giunte, ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta, mi perdono i radioascoltatori per l'essere appunto ripetitivo. Se il Werder Bremen o il Wolfsburg o chi che sia non si siede al tavolino con il Napoli o con Nicola Innocentin, questi club, non perché lo dico io, ma secondo i regolamenti FIFA, vanno incontro a serie ripercussioni da un punto di vista economico, rischiano blocco di mercato, il giocatore rischia la squalifica, ma quindi non credo che società di quel livello
facciano un harakiri di questo calibro. Lo ritengo abbastanza fuori da ogni logica, però considerando certe dinamiche di questa vicenda, a questo punto mi aspetto di tutto. Però non, Marco, io ci tengo semplicemente a rassicurare i tifosi del Napoli che le voci fanno parte del Certo. teatrino mediatico. Poi ognuno cerca di tirare, tra virgolette, l'acqua al proprio E mulino. beh, è Il chiaro. dato oggettivo ed incontestabile per il quale poi Amin Younes sarà convocato il 1º luglio per il ritiro, a meno che non ci siano cessioni avvenute prima, perché, ripeto, il Napoli è l'unico titolare dei diritti sul giocatore Amin Younes. Mignone è un giocatore del Giocatore del Napoli e Napoli. Nicola Innocentin è l'unica persona autorizzata a parlare a nome di Younes. Avvocato, quindi possiamo dire questo, senza opinioni, i fatti sono questi, il diritto è bello perché Eh è certo. certo, quindi possiamo agevolmente applicarlo. Younes arriverà il 1º luglio e si metterà a disposizione della società sportiva Calcio Napoli, quindi anche dal punto di vista legale non c'è fondamento in tutte quelle che sono le teorie circolate, i vizi della volontà, altre ipotesi, la rescissione, quindi insomma sempre ipotesi giuridiche che in realtà però non trovano fondamento. Assolutamente sì, sono delle ipotesi totalmente fuori da ogni luogo. Io vorrei capire dove c'è il vizio eventualmente della volontà quando sui vari contratti sono state apposte addirittura 31 firme, 31, 31 No, firme, dai, Mario, non ha alcun senso, non ha alcun c'è il senso. vizio della volontà, quindi la trovo, ripeto, un'ipotesi davvero utopica, irrealistica, fantascientifica. In momenti diversi, immagino, Mario. Sì, esatto, in momenti diversi, ma sia per quanto riguarda le firme con il Napoli, il contratto di rappresentanza con Nicola Innocentin, tutta una serie di cose. Il ragazzo ha avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo, di viverlo. Anche io personalmente, quindi ribadisco, io non so neanche come replicare, onestamente. Trovo difficile anche il replicare a certe affermazioni. Perfetto. Restiamo con i dati oggettivi. Lo stesso avvocato Grassani ha avuto modo di chiarire Sì, è che vero. non, quindi sicuramente è una voce più autorevole della mia, quindi voglio dire. Questi sono i dati oggettivi, dopodiché Amin Younes e le persone da cui è circondato ad oggi sono libere di mettere in circolazione qualsiasi tipo di voce, che non so neanche se effettivamente poi parta da lui. Quindi fa parte della speculazione del teatrino mediatico, come voi sapete benissimo, però ecco, ci tengo a rassicurare i tifosi del Napoli che sono soltanto voci prive di qualsiasi fondamento. Mario, secondo Grazie. te chi vince lo scudetto? Considerando la scaramanzia partenopea, preferisco restare Restare imparziale. nel Ecco, vago, restare nel vago. io sono contento che il campionato italiano sia l'unico campionato delle top leagues in Europa con una competitive balance in tutti gli obiettivi, È dallo vero. scudetto, la Champions League, l'Europa League, la La zona salvezza. retrocessione. Belli un campionato bellissimo. Quattro Veramente giornate straordinarie ci aspettano. con scontri diretti, ecco, tante volte si dice l'Italia, il campionato italiano e quant'altro. Cerchiamo ogni tanto anche di apprezzare la bellezza Bravo. del nostro campionato. Mario, sarà un privilegio quando avrai qualche minuto tornare ad ospitarti qui a Calcio Napoli 24 Live.
Quando volete sono a disposizione. Buona grazie, giornata. Grazie a Mario De Rossi, avvocato che si occupa anche del caso Younes, ci ha dato tante notizie, tra un po' le ritrovate chiaramente su Calcio Napoli 24.